questa è un'occasione per presentare il lavoro fatto in questi mesi, non solo per quanto riguarda gli aspetti economici, ma per quanto riguarda quanto fatto dal punto di vista industriale. Per Flavio Cattaneo, quella di ieri a Milano è stata l'ultima conferenza stampa da amministratore delegato di TIM. Il manager lascerà con una buona uscita da record, 25 milioni di euro per 15 mesi di lavoro. Non siamo qua in alcun modo e non risponderemo in alcun modo a domande su governance e dintorni. Tradotto, non parleremo del bonus di Cattaneo, che infatti appena finito il discorso è letteralmente scappato via senza rispondere alle domande dei cronisti. Direttore Fugge. 25 milioni in 15 mesi, prima dell'ex manager di Rai, Terna e Nuovo Trasporto Viaggiatori, nessuno aveva ottenuto una liquidazione così sostanziosa in così poco tempo. 40 euro a giorno. Lui ne prende 40 euro, ne prende un minuto. Il conto è approssimativo, ma quasi azzeccato. Cattaneo si è portato a casa 1.666.000 euro al mese, 53.000 al giorno, 2.240 l'ora, comprese quelle di sonno, e 37 euro al minuto. Per me è una vergogna, punto. Voi, 25 milioni di euro, in quanto tempo riuscireste a guadagnarli? Ah, non riesco neanche a fare i conti perché non riesco neanche a capire quanti zeri ha 25 milioni di euro. Non è tanto, considerando che comunque esistono i calciatori, esistono i giocatori di basket, diciamo. Quindi sicuramente gente per cui bisognerebbe indignarsi un tantinello di più. E il miliardo che ha fatto guadagnare dove lo mettete? Se ha portato dei risultati è giusto che li siano riconosciuti. In effetti, secondo il Sole 24 Ore, con la cura Cattaneo i ricavi di TIM sono aumentati di 120 milioni, la redditività industriale di 150 e i flussi di cassa operativi di 300 milioni, e tutto in un solo anno. Dal momento che questo era il suo contratto e il suo patto, perché non deve prendere quei soldi? Questioni di invidia, quindi, è tutto legittimo. In Italia l'invidia è tanta, no? E poi c'è un fondo sempre comunista in Italia che fa sì che tutti vorrebbero.